Bella a tutti, ragazzi, bentornati con GTK, il nuovo video oggi, come potete vedere, come potete sapere, è venerdì. E come ogni venerdì ti dirò di più fisso sul canale. Andrà non l'ha ancora portato, speriamo lo porti. No, lo porterà, lo deve portare. Non mi ha risposto, non mi risponde, quindi starà facendo qualcos'altro, devo segarsi, spero per lui. Per la penitenza, dato che ha vinto un'altra volta lui, ora fermiamoci, oggi vinciamo noi, quindi per la penitenza non vi preoccupate, la porterò in settimana sicuro. Poi mi raccomando, restate sul canale perché ho una grande idea per il prossimo, ti dirò di più, vi posso dire solo questo, non ho ancora detto andare a niente, gliene devo parlare, non so se la prossima settimana o quella ancora dopo, sì, mi sa proprio la prossima settimana. Comunque, zitti tutti, iniziamo, ti dirò di più. Quindi magari ci rispondi in live e la facciamo in live questa penitenza. Apriti telefono. Comunque non so le partite bene, a parte, cioè qualcuno la so. Allora, partendo da sabato avevo pensato già di giocarmi Inter Frosinone. Allora, Inter Frosinone è una partita facile per l'Inter, questo lo voglio dire, questo lo voglio sottolineare. Il Frosinone va in casa dell'Inter senza troppe speranze, possiamo dirlo molto schiettamente. Voglio giocarmi un parziale finale, ovvero vorrei giocarmi un 1 primo tempo, 1 secondo tempo, quindi vi dirò di più. L'Inter vince sia nel primo sia nel secondo tempo. Passando poi alle partite di domenica, abbiamo Parma-Sassuolo. Parma-Sassuolo è un derby, sì, un derby, la mia ignoranza geografica non si è fatta vedere. Comunque, Parma-Sassuolo è derby emiliano, possiamo dire che il Sassuolo è una buona squadra, in classifica è davanti alla Roma, quindi sicuramente metterà in difficoltà il Parma, che comunque non ha un buonissimo momento dopo la vittoria a Torino per 2-1, con grandi ripartenze, è tornato anche Gervinho. Comunque io vi dirò di più, Bombi English. Purga il Sassuolo, quindi marcatore Roberto Inglese. Passiamo con il terzo, ti dirò di più. Madonna, sto davvero in merda. Andiamo con Lazio-Milan alle 18 di domenica. È una partita difficile da giocare perché sono due squadre che si giocano veramente tanto, forse troppo al momento. Non c'è Higuaín nel Milan e questo è vero. Però, cioè, il Milan è un'infermeria fatta squadra. Io vorrei giocare un risultato. No, che risultato esatto? Un 1x2. E vi dirò di più: Lazio-Milan X, quindi pareggio tra Lazio e Milan. Sì, la Lazio in teoria. Il Milan sulla carta è favorito per la rosa, ma dato che comunque mancano veramente tanti giocatori al Milan, tra cui Higuaín, anche Romagnoli. Tantissimi, veramente troppi, forse Caldara ovviamente. La Lazio dovrebbe essere favorita per questo, ma io in gioco l'X perché comunque il Milan mette sempre tutto in campo, quasi sempre, e quindi mi gioco sto X. Poi passiamo alle 20:30, c'è il derby di Genova, Genova-Sampdoria. Vorrei giocare un risultato esatto qua. Partita difficile, difficile proprio da pronosticare, vi dirò di più, 0-0. Zero patto, zero gol pulito, zero gol da tutte e due le parti. Niente, Andrea non risponde, anche visualizzato. Se stai vedendo questo video, a fanculo. Cagliari Torino, 20 e 30 di lunedì, mi gioco sempre la partita di lunedì, il mio pane quotidiano. Partita ostica, possiamo dire. Il Cagliari deve per forza vincere e tornare alla vittoria, anche se sta dimostrando veramente di essere una buona squadra. A mio avviso, Maran ha cambiato proprio le carte in gioco con Castro. Sicuramente non sarà una partita facile per il Torino, che però a mio avviso rimane comunque favorito in questa partita. Non so veramente cosa giocarmi. Mi gioco un marcatore? Mi gioco un marcatore, signori. Vi dirò di più. Segna il Gallo Belotti. Il Gallo Belotti. Il Gallo Belotti purga il Cagliari. Quindi ce ne siamo giocati 5. Io vi mando un abbraccione, mi raccomando. Speriamo Andrea riesca a caricare il Tideo di più. Domani Roma Udinese Roma. Io vi mando un abbraccione. Bella a tutti, ragazzi.